Siamo qui al fianco dei nostri dirigenti, rappresentanti del territorio, perché la sicurezza è un tema serio che va affrontato, soprattutto nelle nostre più grandi città, sia nella provincia di Pesaro che in altri luoghi della nostra regione. Qui siamo in un luogo simbolo, ma siamo a offrire anche la nostra collaborazione, quella collaborazione che spesso non troviamo in altri enti, molto dediti a tante apparizioni e a poca concretezza. Quindi collaborazione a tutti i livelli, a partire dalla sanità, passando per il mezzo delle infrastrutture fino ad arrivare alla sicurezza. Chiaramente, come diceva l'assessore, questo è un luogo simbolo e purtroppo ormai teatro da molti anni di tantissimi eventi di cronaca, di spaccio, di droga, e è un problema ormai irrisolto, è un problema che noi vogliamo tenere alto come attenzione anche come regione, e quindi siamo qui proprio per questo, per sostenere fortemente questa iniziativa di Fratelli d'Italia Pesaro, del Circolo di Fratelli d'Italia Pesaro. Quindi grazie anche a voi che siete venuti qui per testimoniare nuovamente quello che vedete anche con i vostri occhi, e chiediamo una forte attenzione, l'attenzione nei confronti di questi che sono i problemi, quelli seri, quelli veri della città, e quindi meno apparizioni, ma sicuramente più concretezza nel risolvere questi problemi una volta per tutte. Non basta soluzioni spot, ma è necessario veramente porre un rimedio definitivo a questa cosa. In parchi come questo si denota quello che sta accadendo in Italia, che è drammatico. Ci sono i cittadini italiani chiusi in casa, impossibilità di frequentare i ristoranti, le palestre, e invece in alcuni luoghi, territori franchi, ci sono alcuni soggetti che delinquono liberamente, che non indossano le mascherine, che magari utilizzano quella che è un'attività criminale per andare avanti, lo spaccio, a volte si parla anche di prostituzione. In questo caso specifico noi abbiamo visto, mano a mano che garantiamo la nostra presenza all'interno di questo parco, sparire quelli che invece vi delinquono quotidianamente. Ovviamente Fratelli d'Italia non deve fare il vigilante, Fratelli d'Italia deve denunciare quello che avviene, che i cittadini di Pesaro conoscono, sperando che invece l'amministrazione comunale possa ricominciare ad attenzionare queste criticità e a guardare con più attenzione il proprio territorio. E pensiamo che come sindaco Matteo Ricci dovrebbe pensare un pochino più alla città e aver meno esposizione mediatica, magari su argomenti che poi non sarebbero neanche di sua competenza. Noi proponiamo che appunto il sindaco pensi un pochino più alla sua città. Questo è un luogo simbolo per noi, perché è diventato praticamente il centro del degrado di Pesaro, uno dei centri dove c'è spaccio praticamente a tutte le ore, e purtroppo anche si sono verificati anche episodi di prostituzione, tant'è che io feci non tanto tempo fa una mozione per aumentare l'illuminazione del posto ed è stata bocciata dicendo che era stato già fatto. Poi io ho mostrato come qua, quando si fa buio, ci sono tante zone ombra dove purtroppo la delinquenza è favorita. Basterebbe poco, poi basterebbe mettere dei punti luce in maniera un pochino più intelligente per fare da deterrente a quello che succede in questa zona qua, in questo monumento della Resistenza.